combatte a sommare il timore del Milan di perdere per due volte consecutive, la smania del Torino di riscattare la sconfitta di Udine e qualche calcolo psicofisico dettato dai rispettivi impegni di Coppa Italia. Il risultato dell'addizione, inevitabilmente, sarà 1-1. Il gol di Mussi, propiziato da Casagrande, consente ai Granata di assumere l'atteggiamento tattico più gradito, e cioè l'attesa e la guerriglia. Sordo sostituisce ottimamente Fusi come libero. Bruno toglie persino il respiro a un Lentini intimidito. E il primo tiro rossonero arriva con Boban dopo ben 27 minuti. Mussi, Venturin, Sergio e Casagrande alzano dighe laterali che il Milan non riesce ad aggirare. E questo di Aranio è uno dei rari traversoni all'altezza dei campioni d'Italia. Mondonico è l'emblema dell'intensità con la quale il Torino interpreta la gara. E in campo il confronto fra due tipi diversi di pressing alimenta impatti e deragliamenti. I rossoneri si riversano nella metà campo avversaria. E le folate granata sono episodiche ma comunque pericolose, con brividi assortiti per il presidente Governi. Il Milan si accentra troppo. Le assenze di quattro stoccatori come Van Basten, Papen, Savicevic e Simone non sono facilmente digeribili e Rijkaard tenta di pilotare la riscossa. Simone! Dio a Stefano di stare largo! Stefano largo! Chicco largo! L'invito di Capello a Stefano Eranio e a Chicco Evani di stare larghi introduce la svolta della gara. Il tecnico non è soddisfatto della manovra esterna. Sostituisce proprio Eranio ed Evani e inserisce Gullit e Albertini. Con quest'ultimo il Milan non perde mai e infatti il cross del ragazzo Amuleto manda in gol alla vecchia maniera Gullit. Capello si scatena al pari della squadra, che continua a premere come dall'avvio dell'incontro, ma con altro ritmo e altra inventiva, grazie a Lentini e Boban spostati sulle fasce. Senza Scifo in fase di impostazione, il Torino arranca e il Milan reclama il calcio di rigore per un intervento di Sordo su Gullit. Mondonico intuisce che è in arrivo una gelida ventata di affanno e gli olandesi rischiano di modificare l'1-1 tollerato da tutti. Prima un tiro di Rijkaard si stampa sul palo e quindi Gullit è vittima di un improvviso colpo di testa. Ascoltiamo ora le interviste realizzate con la collaborazione di Federico Calcagno. Nella storia di questa partita entrerà sicuramente Fabio Capello e alludo alle due sostituzioni che tatticamente sono state determinanti all'ottavo della ripresa. Beh, ho cercato di sfruttare al meglio il giocatore che avevo, di metterlo nelle posizioni in cui potessimo creare delle difficoltà al Torino, però devo essere sincero, solamente con dei grandi giocatori come questi si possono cambiare il volto della partita. Ruud Gullit si era ormai abituato tatticamente a giocare soprattutto sulla fascia destra, invece oggi è tornato a fare la punta e ha trovato anche il gol. Primo anno ho giocato in attacco quando è venuto dal Milan, è stata una bella sensazione entrare subito a fare gol in un momento che Milan non stava andando molto bene. Segnando così ti sei sentito magari anche un po' ringiovanito, no? Sì, quando penso a 5 anni fa, sì. Napoli